A 10 brave monde, che sui obet miei di una natura tornata sauvage e che cerchi ubila, che dit garait en Occità, la capitale della marcia. Che su che garait? Beh, che u prat, come a chiu, en gascugno caperamaco, u barreit, u busiga, en locmei, u bujo, u ermas. In fede, che u prat, che la natura ha tornato prene après annate de culture. Merci alla Okemap, che vam a dar e saia de truba a quel famoso ciutat de Garait. Che dunque è un Garait che è stato fondato tutto per me un monastero a bet miei della campagna di Lemusie. Questi sono i vichings che viene un sacco a mandeia e desbarata tutto. Un tutaco che torna in Garait. Après, è un Garait e un monastero a Roinaz che si sviluppa un pilota. Tutto l'onore di Lemusie che è rabbattuto una marcia militare e armata e a difendere il Ducat d'Aquitania. Oh. Al tempo della guerra dei Cent'Anni, la marcia Lemusine che patteggia l'influenza meglio e orto del re di Francia. Non si passa mai si sui a Cabat, a Capsus. Che buon arrepe. Dunque, alla sterniera, un paese d'Oile e d'Occitania che mescolano lo smut francese da lo parla occità e dunque lo marchese che va tu parla di transizione che mi hai perduto le marche che speri che non sono ancora perduto. Bon, beh. Ah, Garait, chi è? La ville al secolo XVI che va dunque capitale della marcia. Lo smassus che va stina la bez, un sarrot de berrois e bez un stau come aquet. Assi, lo palais della senaturaria. Magnifica. Massus dos bus, lo smarchés che sabeben tapla tribaia che partin basti. Las catedrales, lo port de la Rochelle, o ancora la Zabenguda di Paris, come la figura lucao Martin Nadal. A tau, Garait, che è ancora in bila, obed miei, della sua campagna, e spera che i vichings non hanno pas hami ancora mei desdivertici.